Call for Brain è un'iniziativa straordinaria sia per i contenuti, da un lato per il messaggio sociale, dall'altro per le soluzioni che possono essere trovate facendo incontri di questo genere, ma è anche interessantissimo il formato che comunque attraverso TEDMED garantisce la possibilità di parlare di argomenti che sono patrimonio dell'umanità e necessità dell'umanità di investigare su questi temi in una comunità infinitamente più grande di quello che potrebbe fare senza l'ausilio di questi nuovi sistemi di partecipazione. Allora, ho due risposte. Da un punto di vista personale è molto importante perché io ho vissuto un'esperienza simile a quella di Francesca. Io ho un ragazzo che ormai è un adulto, è uno che studia in università come voi, che però è nato in quelle stesse condizioni, quindi seguire la sua storia e seguire il lavoro che loro stanno facendo oggi, che 20 anni fa nessuno faceva, per me è una bellissima esperienza. Dall'altro, dal punto di vista professionale, è invece una grande opportunità perché io mi occupo di sport e di movimento e di come il movimento può essere un supporto, un aiuto nella cura, nella terapia, ma anche nella prevenzione delle patologie sociali, tra cui certamente rientrano queste patologie. È un mondo straordinario dove il movimento e lo sport possono fare tantissimo e su questo credo che nei prossimi anni ci sarà davvero molto lavoro da fare.